Adesso avvia. Audio va bene o metto le... Perfetto, perfetto. Audio va benissimo. Perfetto. Allora, che dire? Ovviamente parlare dopo aver sentito tutti questi personaggi che sono, diciamo così, stati e sono tuttora ancora i miei mentori, perché io sono iniziato circa 25 anni fa a occuparmi di medicina non convenzionale, siccome il mondo, diciamo così, della veterinaria era abbastanza stretto riguardo questo tipo di argomentazioni e chiaramente ho cominciato a guardarmi un attimino fuori. E mi occupo appunto di medicina non convenzionale da circa 25 anni, nutrizione integrata, fitoterapia, insomma. Faccio parte di Artoi, cerco di darmi da fare sia con Artoi che con Upainu, che adesso vi farò vedere. Soprattutto questo discorso, insomma, Lorenzo, io ti ringrazio, ma ci sono, grazie a Dio, anche altri veterinari che si occupano, magari non hanno, diciamo così, e soprattutto, diciamo così, multidisciplinarità. Detto questo, è importantissimo, molti si possono domandare per quale motivo un veterinario. Un veterinario perché gli animali hanno un ruolo, e l'abbiamo visto soprattutto adesso in questo periodo di Covid, veramente importante, no? Sia per il discorso all'interno delle famiglie, ma anche come proprio una vera e propria forma di terapia. E varie esperienze che sono nel mondo a quattro zampe, ma anche non solo, sia da un punto di vista familiare, ma anche e soprattutto con i mammiferi marini, di cui mi sono occupato per tantissimi anni. Allora, diciamo che negli ultimi 15 anni ho utilizzato più di 90 rimedi naturali su migliaia di pazienti a quattro zampe e non solo. Vorrei farvi capire, portare il mio piccolo contributo questa sera per farvi capire il ruolo della nutrizione, della medicina integrata nella prevenzione, soprattutto delle patologie maggiori infiammatorie, dell'oncologia. Tant'è che io sono partito da problematiche gastroenteriche e dermatologiche, ma poi piano piano ho visto che tutto l'excursus è costato un po' come comporre un puzzle. E sono arrivato poi a problematiche anche più importanti come quelle oncologiche, ma anche problematiche neurologiche come l'epilessia. Condividere quindi le conoscenze, portare il mio piccolo contributo, ma soprattutto far capire alle persone, cosa che hanno fatto splendidamente anche chi mi ha preceduto, quanto sia importante la nutrizione, ma anche per gli animali, cioè nel senso che la grande vittoria è quando riesco a entrare all'interno di una famiglia attraverso l'animale, le persone vedono i risultati, nonostante che siano scettici, magari cambiando l'alimentazione, passando all'alimentazione naturale, e successivamente anche loro si pongono delle domande e incominciano a cambiare anche loro stessi il loro stile di vita. Creare un gruppo di veterinari in Artoi, che insomma lo sto praticamente attivandolo, e acquisire informazione ed essere formato sempre da quelli che per me sono tra i migliori esperti. Ecco, qui vediamo, sarà contento Lorenzo che l'ho messo vicino anche a un personaggio come Alessio Fasano, però la cosa fondamentale a mio avviso è proprio quello che diceva Giorgio, anche con Giorgio ci conosciamo da tanti anni, cioè l'importanza di un confronto sereno, cioè tutte le maggiori persone, le maggiori esperti che ho conosciuto, e questa sera ne avete conosciuti anche voi il numero importante, sono tutte persone che poi ti danno anche un valore umano, perché se non c'è una collaborazione, un confronto, e non si potrà mai fare veramente un grosso cambiamento. Qui ci sono personaggi come Barry Sears, Marcus per quanto riguarda la spirulina o le alghe, Sears per quanto riguarda, è famoso per la dieta zona, ma è uno dei massimi esperti per gli acidi grassi. Questi sono degli altri colleghi all'estero. Questo è Bharat Agarwal, che è praticamente il padre della curcuma, e i maggiori studi che ci sono su PubMed sono stati fatti da lui. Tutto questo per farvi comprendere che alla fine tutti questi personaggi si sono, alle mie domande, alla mia curiosità, alla mia voracità di sapere, si sono sempre messi a grandissima disposizione. Qui vediamo
due personaggi che per me sono stati, insomma, sono tuttora dei cari amici, come Massimo Bonucci e Ivano Ferri, ma tutto questo perché io ho iniziato proponendogli e dicendogli, ma cosa che avete visto anche in parte oggi, cioè il discorso, no, di parlare sempre di modelli che poi ci riportano a Topolini, Ratti e tutto, ma quando ci sono poi c'è un patrimonio anche nella veterinaria di persone come me che si occupano anche di grossi di animali che vivono quotidianamente nelle nostre case. Quindi la prevenzione come stato di benessere dell'organismo, adesso vedrete, perché il veterinario è un po' come, diciamo così, un unico comune, un raccoglitore di tutte le esperienze di cui vi hanno parlato oggi. Ecco, io inizio sempre con questo video, anche per abbassare un attimino il livello di tutto quello che è stato fatto fino adesso, per farvi comprendere quanto poi alla fine il cibo sia sempre la cosa più importante, e soprattutto che noi ogni tanto dobbiamo anche non dormire sempre, ma essere attenti a quello che succede. Si sente, Lorenzo? Si sente, si sente. Ecco, questo siamo noi, come dicevamo prima anche con Giorgio, che spesso stiamo poco attenti, dormienti rispetto a tanti input e tante sollecitazioni che ci arrivano. Continuiamo ad esserlo, continuiamo a dormire, anche che le sollecitazioni siano fuori. A un certo punto possiamo capire l'importante ruolo dell'alimentazione. Allora, questo per sdrammatizzare un attimo, insomma, il cibo quindi come prima medicina, Giorgio, che un uomo mangia ciò che per un altro può essere veleno, noi siamo quello che mangiamo. E negli animali vale lo stesso identico discorso, perché quello che abbiamo visto fino adesso, ma cioè quello che io dico sempre anche ai miei pazienti, il cibo è informazione. Cioè, se noi diamo un alimento che abbia, diciamo così, un valore biologico, un valore nutritivo, che sicuramente è di basso livello, ovviamente questo ci porterà a determinare un'infiammazione e un'informazione non corretta. Quindi conosciamo benissimo un alimento secco e umido, la casalinga, e poi ci abbiamo anche la BARF, che praticamente sarebbe l'alimentazione e la nutrizione crudista. Ma sappiamo anche che quanto sono cambiati poi, diciamo così, la presenza degli oligoelementi e delle vitamine all'interno, diciamo così, dei maggiori alimenti, sia vegetali ma anche animali. Tutto questo anche perché sappiamo, appunto, da studi di cui abbiamo parlato pure prima, quanto ormai gli alimenti siano in grado di modificare il DNA, e tant'è che diventano proprio degli alimenti, come li chiamo anch'io, alimenti funzionali, e quindi diventano una forma di terapia. Cioè, io quello che dico sempre, io faccio nutriterapia. E anche qui negli animali lo stesso identico discorso, abbiamo creato praticamente delle squilibri da un punto di vista ormonale, abbiamo creato delle situazioni di insulino resistenza, in particolare nei gatti ma anche nei cani, e abbiamo creato una sorta di paradigma che io chiamo la strada del malessere, quindi con un'alimentazione inadeguata, un accumulo di tossine, una scarsa attività fisica, uno stress, perché pure gli animali si stressano, una bilancia ossidativa che tende, diciamo così, a non essere mai in perfetto equilibrio, e soprattutto l'importanza del microbiota, di uno stato proprio di equilibrio intestinale. Tutto questo, come vedete, corrisponde perfettamente a quello che abbiamo anche in parte trattato. Adesso, ed ecco quello che può accadere. Un bassotto. One more time. Un bassotto che pesa la bellezza di più di 30 kg, quando ne dovrebbe pesare una decina. Quindi rendetevi conto, ho considerato come un diciamo così, un fenomeno da baraccone, ma pensate un po', è un po' come vedere una persona, un bambino obeso, insomma, né più né meno. Quindi il discorso che anche bene prima esposto
Giorgio, dell'infiammazione cronica, dell'infiammazione, diciamo così, che tende ad aumentare, è legata al sovrappeso e all'obesità, determinano tutta una situazione di ambiente proinfiammatorio, tant'è che io dico spesso che faccio il sarto e il pompiere, perché devo costruire un'alimentazione, diciamo così, individualizzata al massimo e cercare soprattutto di ridurre l'incendio che è in atto. Quindi i recenti poi studi di epigenetica, e Ernesto in questo è maestro, ci hanno portato proprio a far capire come l'alimentazione e anche l'ambiente, adesso vedremo poi gli interferenti anche endocrini, cioè possono dare veramente tutto il risultato di un dinamico equilibrio di interazioni che avvengono tra genoma ed ambiente. Quindi flocosi infiammazione, stress ossidativo, insulino resistenza e alterata attività mitocondriale, tant'è che utilizzeremo anche le stesse terapie, ovviamente modificate in base alla casistica e alla problematica che ci sono. Quindi diventa fondamentale anche l'associazione di un'alimentazione equilibrata e ben bilanciata, soprattutto da un punto di valore biologico e nutritivo, con un'attività regolare e un buon stile di vita. Anche gli animali hanno bisogno di attività, anche gli animali hanno bisogno di interagire, anche gli animali hanno bisogno di socializzare e stare insieme. Quindi prevenire le infiammazioni con spezie ed erbe, quindi vediamo zenzero, curcuma, origano, timo, aloe vera. E avremo chiaramente delle sostanze che poi Massimo appunto prima ha accennato, come l'indolo trecarbinolo, i vari funghi che oggi ha parlato benissimo Stefania, io utilizzo moltissimo lo shiitake, il maitake, il reishi, l'agaricus, il polyporus, il coriolus versicolum, cioè quindi tutte sostanze che danno un apporto e possono addirittura e diciamo così ridurre le capacità e la possibilità di creare formazione di problematiche di carattere neoplastico. Il tè verde e il tè nero con le loro con i loro polifenoli, le catechine, anche l'avocado che non viene normalmente utilizzato, però se no utilizzeremo dei farmaci, ma il glutatione ridotto ha un'azione veramente importantissima. Comunque l'avocado in piccole quantità sotto stretto controllo medico e utilizzando soltanto la polpa si può utilizzare anche sugli animali, questo va sfatato un attimo. Stesso discorso vale per le noci, per le carote rosse. E l'aloe vera, che ha veramente una piccola officina naturale, perché sono tutta una serie di oligoelementi essenziali che vengono diluiti all'interno di una grandissima quantità di acqua, però sono miscelati perfettamente. E guardate, a cominciare anche dall'acemannano, gli enzimi metabolici e digestivi, ha un'attività di prebiotico fantastico. Ma guardate anche tutte le azioni che può avere: un'azione immunostimolante, antibatterica, antivirale, antifungina, azione antinfiammatoria, antidiabetica, detossinazione epatica. Quindi, cioè, veramente la natura ci dà tantissimo. Quindi, che cosa possiamo vedere? Che i geni e l'alimentazione insieme, se non vengono, diciamo così, combinati nella maniera giusta, creano poi chiaramente le problematiche e vanno ad agire proprio sul corpo del nostro animale. E altra cosa molto importante, che è stata poi ripresa anche da altri colleghi umani, il discorso ad esempio di non guardare solo esclusivamente il sintomo. Una frase che mi disse il buon professor Shankaran anni fa fu proprio quella di dirmi: Alessandro, tu devi guardare l'albero, e non devi guardare soltanto l'albero, ma devi cominciare a guardare tutta la foresta. Quindi di conseguenza vedere proprio nell'ambito di tutta la situazione, non soltanto un aspetto, ma tutto quanto. Quindi, come vedete in questa slide, cioè vediamo proprio nella sua interezza il paziente che andiamo a seguire. Questa è una slide che io metto in tutte le conferenze che faccio, perché mi ha aperto, diciamo così, la testa. È la teoria dello stress di Hans Seyle, che è detta proprio in parole molto povere, e se noi ragioniamo che qualsiasi organismo, che sia esso a due zampe, a quattro zampe, è un po' come un grosso contenitore, dove all'interno ogni giorno mettiamo tutta una serie di stress che sono ambientali, chimici, virus, fisici, sociali, ormonali. Ovviamente questo contenitore viene ad essere modulato e dipende molto dall'età, dal sesso e dai fattori genetici e familiari. Però alla fine quest'acqua incomincia a debordare, sarà sempre più sporca, e allo stesso tempo anche problematiche legate all'alimentazione e all'ambiente, come intolleranze alimentari e chimiche. A quel punto, una volta che fuoriesce e l'organismo non riesce più a drenare,
avremmo poi i sintomi e le malattie. Calcolate che nei miei vari giri ho conosciuto Doris Rapp, che è una studiosa incredibile per quanto riguarda le sostanze chimiche e i metalli pesanti, e sono contenute negli animali, lei trova addirittura più di 100 sostanze chimiche e metalli pesanti, cioè sostanze che in teoria, insomma, uno direbbe ma come hanno potuto entrare in contatto? Quindi poi ne parlerà benissimo Vietti, che è un esperto in questo, però ecco, lo stesso discorso avviene anche per i nostri animali. Pensate un po' anche a tutti gli allevamenti che ci sono di carattere intensivo, quello che poi può essere accadere con le falde acquifere inquinate o pesci che non sono stati, diciamo così, presi nelle giuste considerazioni. Lo stesso discorso avviene anche per gli interferenti endocrini, quindi anche qua una correlazione mostruosa per quanto riguarda le patologie tumorali, quindi tutti i ftalati, pesticidi, insetticidi, erbicidi, e tutto questo avviene praticamente contaminato anche tramite vegetali, ma poi chiaramente gli animali si nutrono di queste sostanze e di conseguenza poi diventa un circolo vizioso. E queste sono, pensate, una parte delle sostanze che vengono normalmente reperite nei vari cibi industriali, ovviamente ci sono distinzioni poi su cibi di bassa fascia, su quelli diciamo così un po' decisamente superiori, sia sul discorso anche dell'estrusione che può essere ad alta, e diciamo così può essere anche fatta a freddo, però fondamentalmente andiamo sempre a parare sull'importanza delle malattie dell'apparato digerente, perché ovviamente tutto questo passa attraverso l'assorbimento uno stato di eubiosi. Se c'è una situazione di disbiosi, ovviamente tutte queste problematiche diventano, e qui lo vediamo in questa slide, diventano poi, si vanno praticamente ad associare. Quindi l'intestino come hub della salute, qui vediamo in questo bel video in maniera molto semplice come le sostanze, il cibo dovrebbero, diciamo così, essere filtrate e praticamente scisse le sostanze in base a quelle che poi devono essere riconosciute dall'organismo e portate direttamente in circolo. Invece guardate, magari un intestino che è stato alimentato in malo modo, antibiotici, cortisonici, e chi più ne ha più ne metta, ecco che cosa avremmo incontro, e quindi praticamente il nostro animale incomincerà a autointossicarsi e a creare poi quello stato di infiammazione di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi il mio percorso normalmente medico è un'anamnesi completa, molto prolungata, calcolate che sui consulti insomma arriviamo pure a un'ora e mezza, due ore di visita, un esame clinico approfondito, esami diagnostici che sono quelli classici, ma poi andremo a verificare anche ad esempio situazioni di alimentari, mineralogrammi, metalli pesanti, lipidomica. Sto facendo anche stiamo collaborando proprio con Artoi per quanto riguarda il discorso dell'esame del microbiota. Tutto questo mi darà tutta una serie di informazioni che mi porteranno, oltre ad avere una diagnosi certa, anche a portare poi una terapia assolutamente personalizzata che passa sempre attraverso una nutrizione naturale. Quindi io tutti i soggetti che mi arrivano, non soltanto oncologici, ma tutti quelli diciamo così più problematici, la mia scelta è sempre verso una nutrizione naturale. Poi ovviamente potremmo utilizzare omeopatia, omotossicologia, fitoterapia, abbiamo visto spezie, micoterapia come abbiamo visto prima, ma anche alghe, acidi grassi, prebiotici, alimenti fermentati, ad esempio è importante l'utilizzo del kefir e del kombucha, il pane eubiotico che viene utilizzato in umana, io lo sto utilizzando anche per i miei animali. Adesso, proprio per dare anche un'accelerazione, porto dei casi clinici di Lorenzo. E questo è uno dei casi che sto seguendo, e questo è Jack, vedete questo tipo di lesione, e qui è molto importante perché, purtroppo, come vedete, è, e quindi ovviamente diciamo così che la percentuale di che ci possono essere di carattere a livello. Lorenzo, e non si individua chi sta parlando al microfono, sinceramente. Praticamente questo cane
incominciava già ad avere problematiche di artrosi, successivamente ha incominciato, è stato anche operato e comincia a zoppicare costantemente intorno a gennaio. Dopo vari trattamenti antinfiammatori si decide finalmente per fare delle lastre in sedazione. Le immagini ben definite fanno vedere proprio una grave lesione e si procede con un ago aspirato e il risultato presenza di numerose cellule neoplastiche riferibili a condrosarcoma o sinove ostosarcoma. A quel punto non vogliono, decidono di non fare un TAC, anche perché questa persona è arrivata a me tramite, diciamo così, una sorta di passaparola. Quindi un gioco di squadra, ho voluto parlare con il collega, anche perché questo cane è al nord Italia, e sono riuscito, diciamo così, a fargli comprendere proprio la strategia, che sarebbe stata, diciamo così, abbastanza diversa, anche perché i proprietari non volevano fare nulla di demolitivo. E anche perché potete immaginare, non volevano fare neanche un discorso di chemio, perché era stata proposta appunto chirurgia e chemioterapia. E con il collega decidiamo quindi di darci, di provare con questo cambio di terapia, ed ecco che cosa accade a distanza di 5 mesi. Il cane, grazie a Dio, ecco, questo non vuol dire che il cane stia bene e stia, diciamo così, abbia risolto il suo problema. Il suo problema sta lì, c'è, è rimasto, non perde però più peso, ha tanta energia. Queste sono tutte frasi dette dai proprietari e anche dal collega. Erano tanti anni che non lo vedevamo così. Siamo contenti della nostra scelta insieme, il collega sono contento di averti dato fiducia. Questo per farvi comprendere che alla fine, come dicevamo prima anche con Massimo e con Lorenzo, cioè un gioco di squadra e soprattutto confrontarsi, anche perché se no non potremmo mai ottenere dei grandissimi risultati. Qui abbiamo invece un gatto europeo di 12 anni, presentava profonde ferite dermatologiche, zone interessate naso, orecchio, testa, prima diagnosi fotodermatite, poi viene fatto un istologico perché non si risultava niente e viene diagnosticato un carcinoma squamocellulare. Dopo aver proposto una chirurgia di rimozione totale sia del naso che delle orecchie, vengono, diciamo così, in consulto. E purtroppo non ho le foto della prima visita, perché, diciamo così, per una forma mia anche di insomma, mi sembrava un po' troppo andargli a fare foto, ecco. I proprietari comunque poi hanno deciso di fare un percorso, diciamo così, non convenzionale, non quello chirurgico. Quello vediamo che già praticamente era in cura da un paio di settimane. E stesso discorso che vi ho detto prima, abbiamo fatto il nostro approccio tecnico, il nostro approccio medico, abbiamo creato una terapia personalizzata ed ecco i risultati. Cioè, questo è un gatto che ha risposto veramente in una maniera importantissima e guardate qui, addirittura ha potuto riprendere tranquillamente a stare anche all'aperto dopo parecchi mesi. Allora, questo invece è l'ultimo caso, che è Jack, è un Jack Russell di 12 anni, e anche questo portato in consulto. 3 mesi prima erano cominciati questi sintomi, con secrezione nasale, scolo veramente importante, epistassi, sangue, respirazione difficoltosa, epifora. E purtroppo la diagnosi, nonostante che questi proprietari fossero insomma molto molto attenti, però questo animale ha sempre esclusivamente mangiato solo esclusivamente mangime industriali, neanche di altissima qualità, è un adenocarcinoma e quindi viene proposto chemio o radioterapia. Allora, a questo punto ci siamo trovati appunto in una situazione in una coppia nella quale uno era per non fare nulla e l'altro invece era per non fare niente di non convenzionale e di terapia integrata. A quel punto invece sono riuscito, diciamo così, a fare una sorta di compromesso e abbiamo impostato una radio fatta da un centro specialistico associata poi a una terapia integrata. E anche lui ha fatto tutto il mio percorso e questi sono stati i risultati. Cioè, la scelta è stata quella di lavorare, come dicevamo prima anche,
che è la scelta, a mio avviso, più giusta, lavorare proprio per la qualità della vita. E questo cane non ha avuto, al di là, calcolate che questo cane ha fatto vari cicli di radio e non ha avuto, a detta anche dei colleghi che l'hanno seguito, tutte quelle problematiche di mucositi, di abbattimento, e anche a livello, diciamo così, da un punto di vista ematologico, la risposta è stata veramente molto buona. Ecco Jack, questo è il suo percorso, e come potete vedere, ecco, lui, grazie a Dio, ha, diciamo così, è stato supportato veramente in maniera esemplare da un gioco di squadra perfetto fatto soprattutto, diciamo così, dai proprietari. Calcolate che questo animale, ecco, questa è una foto che è stata fatta una settimana prima ed è morto in vacanza al mare con delle temperature abbastanza elevate per Damblé. Cioè la sera prima stava giocando e praticamente la mattina dopo l'hanno trovato che dormiva. Allora, tutto questo per farvi comprendere quanto sia veramente importante un minuto. E sto terminando, Lorenzo, sono proprio corso modello Bonucci. Gli uomini, voglio terminare in questa maniera, cioè che gli uomini, questa è una frase del medico del faraone che è stata ritrovata in un sarcofago, che gli uomini mangiano troppo e molto male e vivono utilizzando un quarto di quello che mangiano, l'altro tre quarti lo utilizziamo noi, loro dottori, per sopravvivere, per vivere. Ecco, i nostri animali mangiano troppo e male, loro vivono un quarto, utilizzando un quarto di quello che mangiano, per i restanti tre quarti noi veterinari possiamo aiutarli con la medicina e la nutrizione integrata. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, sono a disposizione per qualsiasi, questa è la mia mail, se no anche tramite Artoi, se ci sono, diciamo così, delle... e soprattutto se ci sono anche dei colleghi che vogliono collaborare e soprattutto creare un movimento di cambiamento che diventi importante, anche perché io sto lavorando benissimo, come potete vedere, con tanti medici umani. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille.